Sabato 13 febbraio, benvenuti al Centro Sportivo Polivalente Federico Occhiani per una giornata, la 18ª di Serie C2 Girone A di Futsal. Si affrontano Spes Poggio Fidoni contro Tevere Remo. Qual è la vera, no? Tutto pronto per il match, parte subito con il primo pallone lo Spes Poggio Fidoni, che quest'oggi sfoggia un completo verde acido, di fronte invece casacca bianca con innesti rossi per la Tevere Remo, che adesso in questa prima fase sta attendendo la manovra della Spes, che si spegne in rimessa laterale, quindi semplice calcio affidato alla 10 Guancioli Gianluca, che smista sulla destra per Castroni, ancora Guancioli. C'è il dialogo tra i due difensori della Tevere Roma che cercano il movimento di un compagno, movimento che non arriva, quindi palla sul fondo direttamente rimessa per il portiere della Spes Poggio Fidoni, che gira la manovra con Chinzari, largo sulla destra per Riccini, che prova a prolungare, poi il capitano non riesce ad avere la meglio su questo rimpallo, alla fine il pallone è bloccato dal portiere Lucarelli. Elia, ancora a possesso Palombella direttamente tra le braccia di Cecchetelli, che lancia subito Caloisi, prova la conclusione, chiede anche un tocco da parte dell'avversario, tocco che viene segnalato dal direttore di gara, quindi calcio d'angolo per la formazione di casa. Di nuovo il possesso per il capitano Donati, pallone perso in mezzo al campo, c'è lo spazio per cercare la corsa di Marco Castelli. Subito partita che comincia a ritmi altissimi, adesso il giro palla dalla parte della Spes con il capitano Donati, allarga sulla destra, non ci può arrivare Chinzari, e quindi nuovamente rimessa da fallo laterale per la Tevere Remo, che lo ricordiamo attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Ora il pallone in profondità, ancora un errore da parte del portiere, secondo rilancio sbagliato, conclusione intanto del capitano Simone Donati, che non ci ha pensato su due volte, ha lasciato partire una puntata sulla quale è dovuta intervenire con i guantoni Elia Lucarelli. Calcio d'angolo, c'è lo schema sul secondo palo, ancora una conclusione, è sempre lui, il solito capitano Simone Donati, che ci ha provato anche in questa occasione. Vediamo se riuscirà a ristabilire un po' di proprietà di terreno del parquet del Centro Sportivo Polivalente Federico Occhiani la Tevere Remo, che sta subendo queste ultime iniziative da parte della Spes Poggio Fidoni. Il giro palla di Guancioli, che riceve ancora il pallone, la larga per Castroni, uno contro uno, pallone di ritorno ancora per il numero 5, poi si deve ricominciare da dietro, pallone in profondità, c'è un colpo
di testa, poi pregevole il numero di Capitan Donati che riesce a dare respiro alla manovra, che però ricomincia da dietro. Ancora un errore questa volta di Pinzari, permette alla Tevere di poter usufruire di una rimessa laterale. Guancioli, attenzione al primo dribbling, poi Signorelli si lascia rubare il pallone che non diventa così pericoloso. Poi c'è un altro tentativo di tiro a rete da parte di una volta, ancora una volta, del capitano Simone Donati. Movimento di Guancioli per Signorelli, ancora Guancioli, l'uno contro uno, allarga bene sulla sinistra, azione che ricomincia da dietro, filtrante buono per Signorelli che non riesce a mantenere il possesso palla, poi spallata regolare, rimessa ancora per la Tevere con Milani, ripartenza e conclusione a firma di Andrea Caloisi, buona questa azione. Altrettanto buona l'iniziativa, non possiamo dire la stessa cosa del tentativo a rete, tiro che finisce alto sopra la traversa senza alcune pretese, da premiare comunque l'idea, forse c'era anche un fallo laterale, poi ricomincia Guancioli, dentro per Signorelli. Alla fine fa buona guardia Daniele Chinzari, il vice capitano della Spes Poggio Filoni, che può ricominciare con il dialogo direttamente nelle retrovie. Chinzari allarga per Donati, il mancino di Donati. Cerca una soluzione, alla fine il giro palla in difesa, buono il primo controllo ancora una volta di Donati, voleva innescare la corsa sulla sinistra di Andrea Caluisi. Gallori con le mani direttamente per Guancioli, manovra che si sposta da sinistra a destra con molta rapidità, in questo caso è Milani a lanciare ancora il numero 10, prova a mettere in mezzo, forse c'è anche un fallo, e così anche secondo il direttore di gara. Chinzari, pallone finisce a Caloisi che poi lo restituisce a Riccini direttamente a sinistra. Donati, il movimento di Riccini viene premiato, forse c'è lo spazio per andare al tiro, è così, ci sono però i guantoni di Lauro Gallori a salvare il score parziale, ancora inchiodato sullo 0-0 quando sono trascorsi i primi 9 minuti di gioco di questo 18° turno di Serie C2, girone A. Ancora un pericolo per la Tevere Roma che sta subendo un po' troppo in questa prima fase di gioco. Le iniziative di un'ottima Spes Poggio Fidoni, nonostante la classifica ci dica chiaramente che la situazione è leggermente migliore per la Tevere Remu, appaiata in sesta posizione a più 6 rispetto alla Spos Poggio Fidoni, che invece occupa l'ottavo posto in classifica. Forse proprio questo è il motivo che sta spingendo la formazione di casa a fare qualcosa di più in questo avvio di match, la fama di gol, la fama di successo, la fama di scalare la classifica. Si fa vedere il numero 9 Signorelli, ottimo il suo primo stop
come altrettanto ottimo l'intervento in scivolata di Lorenzo Milani a sventare questo pericolo. Ci sarà fallo laterale, pallone affidato ancora una volta al capitano, ci pensa lui, è sempre lui. Ancora una volta palla da dietro, ma si stava per concretizzare un pericolo quando intanto è subentrato sul parquet del centro sportivo Federico Chiani anche il numero 4 Carlo De Matteis, uscito il numero 9 Signorelli, apparso un po' stanco e poco preciso dopo il primo controllo, ed è proprio lui a toccare il primo pallone, protegge bene la sfera e poi arriva il gol di Gianluca Guancioli, 1-0 per la Tevere Reno. È proprio nel momento di maggiore difficoltà, forse anche il supporto del neoentrato Carlo De Matteis, fatto sta che la Tevere Roma è riuscita a rialzare immediatamente la testa e a passare addirittura in vantaggio al decimo minuto del primo tempo. Un cambio anche dall'altra parte, entra Mattia Graziani in maglia numero 9 e intanto voleva sorprendere il portiere Gallori, Caloisi con un destro dalla distanza che si è spento però sulle gambe degli avversari. Attenzione a Graziani, prova a far tutto da solo, possesso ancora per la Spezia, appoggio Fidoni, si salva in qualche modo la difesa della Tevere Roma, va il numero 9, pallone che sfila al lato di Lauro Gallori, nulla di fatto, ancora parziale fermo sull'1-0, merito del gol di Gianluca Guancioli. Gallori con le mani, corto per il suo compagno, poi pallone in profondità a cercare la corsa di De Matteis, che riceve palla in questo momento, cerca di servire un compagno, non trova nessuno, però ancora viva l'azione in attacco per la Tevere Roma. Buonissimo il disimpegno di Castroni, che poi preferisce ricominciare da Lorenzo Milani, manovra affidata ancora ai piedi di Carlo De Matteis, strattonato in maniera regolare, semplice rimessa per la Spezia. Caloisi, ci sarà fallo laterale sul versante di destra, il pallone già finisce tra i piedi di Caloisi che smista sulla sinistra, buono il triangolo con Riccini, si dispera per quest'ottima occasione che comunque va a premiare la formazione Spes Poggio Fidoni con un calcio d'angolo battuto come al solito, forse era uno schema o forse no, fatto sta che il pericolo si è concretizzato nuovamente dalle parti di Gallori. Buono il controllo di De Matteis che poi cade a terra e proprio nel momento in cui va a reclamare il fallo arriva il gol del pareggio del numero 9 Mattia Graziani. Due gol e qualche protesta, proprio perché la rete del pari è avvenuta qualche istante dopo un presunto fallo reclamato da Carlo De Matteis che scuote la testa. Ristabilita la parità, buonissimo l'impatto con il match da parte di Mattia Graziani. Si è reso pericoloso almeno in un paio di occasioni, adesso ne ha un'altra con il sinistro in extremis, si salva la Tevere Remo con la formazione di casa che però spinge sul pedale dell'acceleratore, decisamente più lucida appare
la Spes Poggio Fidoni dopo l'ingresso di Mattia Graziani, autore del gol dell'1-1. Galoisi proprio per Graziani, che ha il tempo per controllare e scaricare ancora dietro nei confronti del capitano, poi si gira bene Riccini. La sta prendendo sempre più piede la formazione di casa, costretta all'angolo, alle corde, usando un gergo, il gergo dello sport da combattimento. La Tevere Remo che deve sopportare il più possibile queste azioni d'attacco da parte dei verdi. Buono il primo controllo, poi il tentativo di conclusione. Milani fa guardia del pallone che sfila e sarà rimessa per Gallori. Castronini, lo scarico, poi il campanile alzato dal numero 8, anche in questo caso un po' di nervosismo tra due giocatori. Il fallo segnalato a Graziani, che chiede scusa. C'è una buona opportunità, due sono gli uomini in barriera, anzi diventa uno solo perché si allontana proprio Graziani, ma parte il destro, traiettoria intercettata da parte di Cecchetelli, e quindi calcio d'angolo, questa volta parte invertita, sarà la Tevere Remo a battere dalla bandierina. Castelli dietro per Castroni. Il movimento di Riccini viene compreso però dal compagno di squadra. Caloisi, largo per Graziani, ancora il dialogo tra i due, buono il disimpegno da parte di Riccini, che chiama gli straordinari Gallori. Graziani, Caloisi, uno sguardo al portiere, poi un errore di troppo nel tentativo di servizio di Chinzari. Graziani, c'è il libro liberissima, ma questa è una parata splendida, equivale quasi a un gol l'intervento di Gallori. Ma che brividi per la Tevere Remo. Riccini si era trovato a tu per tu con Gallori, si è fatto però ipnotizzare sul tentativo di destro al giro, e quindi parata che vale quasi come un gol. Intanto la Tevere Remo potrà giovare di un calcio piazzato, e come al solito sarà Claudio Castroni. La rincorsa al diagonale che buca Cecchetelli per il 2-1. Esattamente come prima, nel miglior momento della Spes Poggio Fidoni, è arrivato il nuovo sorpasso da parte della Tevere Remo con la conclusione vincente da calcio piazzato di Claudio Castroni. Quando abbiamo da qualche minuto superato il quarto d'ora di questo primo tempo,
Intanto Graziani, buono il numero di Lorenzo Milani, scusate, Marco Castelli, si riceve adesso il pallone, ancora sporcato è stato lui stesso però a concretizzare l'ultimo tocco, e poi dalla distanza, attenzione alla Teore Remo, il mancino del subentrato Fabrizio Signorelli, qualche minuto di stop per lui, è di nuovo in campo. Il controllo di Graziani. Va Davide a cercare Chinzari. Poi controlla proprio Graziani. Ancora una volta per il numero 2 Chinzari, che non ci pensa su due volte. Lascia partire un sinistro che sibila la sinistra di Gallori. Il controllo di Signorelli. Graziani. C'è libero Chinzari, preferisce però passare dalle parti di Simone Donati. Ancora Graziani, Mattia l'autore del gol del pari per Donati. Chinzari protegge bene il pallone, poi con un colpo di tacco alla meglio però Marco Castelli si è girato in un fazzoletto, ha lasciato partire il mancino, il colpo di testa, ancora un tentativo quasi di prima in tensione, stop e tiro. Marco Castelli, uno dei più propositivi in questo primo tempo per la Tevere Remo. Castroni, Castroni contro Graziani, la meglio l'attaccante in maglia verde che si alza il pallone e poi tentativo un po' troppo velleitario forse di concludere in rovesciata. Cecchetelli allarga per Donati, poi filtrante che spiazza lo stesso Mattia Graziani. Signorelli, Donati, pallone forse un po' troppo lungo, riesce con il corpo a salvarsi in fallo laterale. La protezione era del numero 2 Chinzari. Ora Castroni per Gallori, pallone in profondità di testa, Chinzari prova a infilarsi in mezzo a due giocatori, poi tentativo di punta, reclama anche un fallo, si può continuare Graziani in prima battuta, poi ancora Signorelli che ci prova da distanza quasi proibitiva, le manoni di Cecchetelli a chiudere questa azione in angolo. Partita davvero molto vivace con picchi di intensità da ambo i lati, fino adesso però lo score sta premiando la Tevere Remo avanti per 2-1, nonostante probabilmente le azioni migliori siano state concretizzate dalla Spes Poggio Fidoni. Questo è un momento molto positivo però per la Tevere Remo, che sta imprimendo il proprio gioco ma soprattutto il proprio ritmo. Ora il 10 Guancioli, subentrato sul parquet, ci ha provato ma questa, ragazzi, è davvero una partita dai mille volti, vicinissimo alla gioia anche Donati. E ci sarà il primo time out, quindi squadre a riposo solamente per qualche secondo, poi si ricomincerà. Tevere Remo Spes Poggio Fidoni 2-1.
si ricomincia, squadre di nuovo in campo, azione che è ricominciata quando mancano poco più di 8 minuti al termine di questa prima frazione di gioco. Il numero buono, efficace di Donati che cerca un compagno, poi la girata di Riccini che vale però il contropiede, buono questo intervento di Chinzari che sradica il pallone dai piedi di Castroni. Super intervento del vice capitano Daniele Chinzari, ora Donati per Riccini, ancora il numero 6 Riccini, prova a proteggere il pallone, il nuovo entrato Pierluca Barbante, Signorelli, gioco di sponda con Guancioli, pallone di ritorno proprio per Guancioli, Chinzari largo per Riccini, reclama anche un fallo Castelli, poi il pallone dalle parti di un Fabrizio Signorelli troppo poco preciso, Riccini largo per Chinzari, pallone dentro per Barpante e prova a portare avanti la manovra Castroni, fermato in maniera regolare Barbante, ancora Barbante, una scivolata, pallone rotambolesco, di nuovo pari 2-2. Parità ristabilita tra Tevere, Remo e Spess, Poggio, Fidoni. Tutto da rifare quindi per la formazione ospite. Brava a portarsi per ben due volte in vantaggio. E ora deve recuperare dalla distanza Guancioli. Donati! Non ci pensa su due volte, lascia partire questa puntata con il destro. Non inquadra però lo specchio della porta, l'aggancio di Castelli, buono il controllo di Riccini che poi lancia in profondità dove non ci sono compagni in maglia verde, ancora tutto gonfiato, si riparte dalle parti di Castroni, pallone perso per Chinzari, uno dei più propositivi, uno dei più pericolosi. Galloni commette fallo Marco Castelli ai danni di Alberto Riccini, il proprio numero 6 a dialogare con Donati che ci prova, Donati c'è un tocco con il braccio, ecco il fischio dell'arbitro, la reazione un po' sopra le righe da parte di Marco Castelli, ci sarà calcio di punizione per la Spess Poggio Fidoni. Prepara il tiro Mattia Graziani, la rincorsa e forse c'è il palo oppure il salvataggio sulla linea da parte di un giocatore della Spess, della Tevere Remo, scusate, intanto secondo time out, quindi ultima interruzione di questo primo tempo.
si riprende, mancano poco più di 2 minuti al termine di questo primo tempo, il primo tempo che ci ha raccontato 2 partite diverse, un stradominio iniziale della Spes, poi il gol quasi a sorpresa della Teleremo che è riuscito poi a passare nuovamente in vantaggio dopo che la Spes aveva accorciato le distanze. Stesso copione qualche minuto fa, è arrivato il gol del 2-2, quindi adesso sostanziale parità tra le due formazioni che si stanno affrontando davvero a viso aperto. Donati prova a ragionare, pallone per Caloisi, troppo semplice questo tiro per impensierire Gallori. Attenzione a Caloisi, qua un'azione davvero rocambolesca, sfiora il gol la Spes Paggio Fidoni, il palo ha detto no anche la sfortuna perché lì nei paraggi c'era anche Riccini. Da una parte all'altra fallo segnalato a Claudio Castroni che si lamenta. Claudio Castroni sul punto di battuta, barriera a 2 composta da Barbante e Andrea Caloisi. Lo schema, pallone sulla sinistra, non si capiscono, sfuma così questa buona opportunità. Cerasaro non è stato bravo a sfruttare questo pallone. Ora Caloisi per Donati, come al solito a cercare il numero 6 Alberto Riccini, autore del 2-2 che si fa quasi sempre trovare pronto davanti, puntuale anche però nei rientri, infatti lo vediamo essere andato a supporto della manovra difensiva. Donati prova a mettere forte in mezzo, poi il campanile alzato dallo stesso Alberto Riccini. Non c'è più tempo però per questo, per questa prima frazione di gioco, risultato inchiodato sullo 2-2. A tra poco per il secondo tempo, ricomincia il secondo tempo ovviamente a parti invertite, la Tevere Remo attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, primo pallone proprio per la formazione in maglia bianca che vuole ripartire come è stato nel primo tempo quando è passata forse un po' a sorpresa in vantaggio dopo pochi minuti. Castroni va a innescare la vivacità, la corsa di Mattia Graziani, uno che non è partito tra i titolarissimi all'avvio del match ma che da quando è subentrato sul parquet del centro sportivo polivalente Federico Chiani ha imposto subito il suo ritmo. Attenzione intanto a questo contropiede intercettato, l'ultimo passaggio da un ottimo Davide Graziani, match che si conferma vivace come lo è stato durante la prima frazione di gioco, subito occasioni da una parte e dall'altra, capovolgimenti di fronte, fa valere il fisico Castroni che poi perde il possesso. Donati, la risposta, il pallone che sfila poi sulla rete dando anche l'illusione del gol dalla nostra postazione. Mancino provato dal vice capitano della Spes Poggio Fidoni Daniele Chinzari, buono il primo controllo, non il secondo di Signorelli, possesso che rimane per i padroni di casa. Donati allarga sulla sinistra ancora per Chinzari, di nuovo il capitano a dettare i tempi di gioco e anche i filtranti
Ora Riccini per Kinzari, che riesce in qualche modo a servire Donati, che chiama lo schema, spiega il movimento ad Alberto Riccini. Donati, largo sulla destra c'è Graziani, c'è anche Kinzari, riceve però palla il numero 9 che lo restituisce a Donati in extremis. Arriva il salvataggio da parte della difesa, attenzione a questo 1 contro 1, protegge palla Castroni che poi è costretto ad arretrare, chiama il supporto del compagno, pallone in profondità. Kinzari, largo per Graziani. Tenta di controllare questo pallone Signorelli. La sfera va a sbattere addosso al portiere Gallori, che chiama anche l'intervento del direttore di gara. Ha subito un colpo al volto. Restituisce il pallone Marco Castelli, va a prendersi anche gli applausi del pubblico per questo gesto di fair play. Può ripartire la spesso appoggio Fidoni, ancora con Donati per Graziani, vicino a lui si presenta Kinzari, preferisce Donati portare avanti questa azione. Rocambola che gioca a favore della Spes. Fallo laterale battuto con anticipo, quindi da ripetere. Tentativo vincente da parte di Daniele Kinzari, che va ad aggiungersi all'elenco dei marcatori. Spes Poggio Vittorio 3, Tevere Remolo 2. Questa volta a portarsi in vantaggio è stata la Spes Poggio Fidoni, quindi dovrà giocare di rimonta la Tevere Remo. È rientrato in campo Gianluca Guannaccioli, lui che aveva portato in vantaggio durante la prima frazione di gioco la propria formazione. È proprio lui che si sta rendendo pericoloso su questa manovra. Segnato fallo a Simone Donati, che riceve proprio in questo momento, prova ad infilarsi in mezzo a due giocatori. L'ultimo tocco sul rimpallo è stato di Fabrizio Signorelli. Gallori proprio per Signorelli. Protegge la sfera Signorelli, poi manca lo scarico, pallone che finisce dalle parti di Castelli. Mancino di prima intenzione al lato della rete. Attenzione a questa azione di Guancioli, poi Donati tenta di allontanare, in qualche modo riesce a rifugiarsi in fallo laterale, versante di sinistra d'attacco per la Tevere Remo. Rimessa che è affidata a Lorenzo Milani. Milani per il numero 8 Castelli. Non va a buon fine il dialogo tra due giocatori, ci riprovano questa volta con una conclusione, quel tunnel di Mattia Graziani direttamente dalla parte opposta. Riesce ad intercettare la traiettoria di testa Signorelli, non a controllare e a mantenere il possesso palla Castelli. Attenzione a questo fallo davvero molto brutto. Fabrizio Signorelli è andato addosso al giocatore del Spes Poggio Fidoni, che rimane a terra.
ancora a terra il giocatore della Spes Poggio Fidoni, si tratta di Alberto Riccini. Pallone proprio a Riccini, che chiama il movimento di Donati in profondità, non c'è nessuno, rimessa per Lauro Gallori. Buono il lavoro di Fabrizio Signorelli, c'è il fischio da parte del direttore di gara. Il portiere ha toccato per due volte il pallone, non poteva, e quindi sarà calcio piazzato per la formazione padroni di casa. Sul punto di battuta il numero 2 Chinzari, ma anche Mattia Graziani, quindi doppia soluzione per i verdi. Barriera a 4, ci sono tutti compreso il portiere Gallori. Il tentativo ed è lo stesso estremo difensore della Tevere Remo che riesce in qualche modo ad allontanare, a concedere la rimessa laterale sul versante di destra. Anche in questo caso è ghiotta l'occasione, traiettoria che sfila direttamente sul fondo. Accendono gli animi, perde il pallone Graziani, intanto c'è un giocatore a terra, c'è anche una buona dose di nervosismo. Pochi minuti fa era rimasto a terra Riccini. Ora è toccato anche a un giocatore della Tevere Remo. Lorenzo Milani si tocca la coscia sinistra. Può continuare la sponda della numero 9, proprio Milani. Para alto Graziani, buono l'uno contro uno, c'è lo spazio per andare al tentativo di conclusione, così è gol, 4-2, dilaga la Spes Poggio Fidoni con la doppietta di Daniele Chinzari. Doppio svantaggio da recuperare per la formazione della maglia bianca, che deve fare decisamente qualcosa di più. Riceve il pallone Guancioli, sentiamo i fischi del pubblico che fischiano il tentativo di Carlo De Matteis, ancora a proteggere con il corpo, chiama la palla sui piedi, se la prende con Claudio Castroni. Matteis, dovesse finire così sarebbero punti importantissimi per la Spes Poggio Fidoni, attualmente ferma a 20 in classifica, passerebbe a 23 a solamente 3 lunghezze dai rivali di quest'oggi. Tevere Remo fermi in sesta posizione. Intanto un'occhiata al portiere, non ci ha pensato su due volte, ha lasciato partire il destro dalla distanza Claudio Castroni. Parata a mano aperta, è lo stesso numero 5 che ci riprova sugli sviluppi di questo calcio d'angolo al piede caldo. Attenzione, non riesce a girarsi, fa tutto da solo Caloisi, che sfiora il gol del 5-2. Guancioli per Castroni, ancora Castroni,
qualche difficoltà su questo pallone. Milani alla fine con un po' di fortuna riesce ad appoggiare. Ancora un fallo. Guancioli, sovrapposizione di Milani, ma Guancioli preferisce fare tutto da solo. Ultimo tocco di Donati e quindi rimessa per la Tevere a Remo, tenta di sgomitare in area De Matteis che riceve il pallone, lo protegge, poi nel tentativo di servizio di Castroni regala di fatto palla agli avversari da una parte all'altra. Match davvero molto vivace, protezione del pallone, poi traiettoria sporcata, calcio d'angolo. Marco Avolio Castelli appena rientrato ha sparato con il mancino, lo stesso numero 8 a cercare Castroni, ancora un pericolo direttamente da calcio d'angolo, poi il campanile alzato da Simone Donati, Spes che ora sembra essere andata in difficoltà. Castroni per De Matteis, il pallone non riesce a superare le trame della squadra avversaria. Guancioli, è uno schema, il pallone appoggiato per Castelli, regalato a Chinzari. Chinzari contro Castelli, alla fine concede la rimessa laterale. Siamo vicini alla metà del secondo tempo, quindi 15 minuti o poco più per tentare di recuperare due reti. Tevere Roma in Remo, scusate, in attacco. Ora Donati, lo sguardo in profondità, lancio al servizio di Ruccini. Castroni per Guancioli. Castelli chiama lo schema per Castroni, reclama anche un fallo. Alla fine ultimo tocco del numero 8 in casacca bianca, quindi possesso per la Spes con il capitano Donati che tenta di servire direttamente Caloisi. Guancioli dentro per De Matteis, direttamente da terra a lottare Caloisi. Guancioli, partita vivacissima. Graziani per Donati. Caloisi, l'appoggio per Graziani che la smista sulla sinistra, si allunga il pallone, chiede troppo a questa manovra, regala il pallone, il possesso a De Matteis, come al solito Castelli a rimorchio. Castroni, pallone dentro con la punta. Castelli per un soffio non va a beffare Claudio Cecchetelli. Ancora Castroni, prova a liberarsi da solo, alla fine casca a terra, subisce il fallo commesso da Andrea Caloisi. È arrivato il momento del cambio, fuori De Matteis, dentro con il numero 7 Francesco Cerasaro. Castroni prende la rincorsa, a fianco a lui c'è Guancioli sulla sinistra. Castroni Thank you.
Castelli riceve il pallone, Travaggi, alzi Castelli, possesso ancora per la Tevere, Remo, ora Cerasaro. C'è ancora tensione tra i due giocatori, viene allontanato Andrea Caloisi dai propri compagni. Giallo mostrato in faccia ai due. Uno a Marco Castelli, l'altro ad Andrea Caloisi. Guancioli andrà a rimettere in gioco questo pallone per Castroni, che preferisce ricominciare da dietro. Poco più di 10 minuti di gioco per alimentare le speranze di recuperare questo match per la Tevere Remo. Ora però fase d'attacco per Spezia e Poggio Fidoni, con Graziani che allarga per Chinzari, ancora Graziani, non si capiscono i due, regalano il possesso alla Tevere. Cerasaro dovrà battere nuovamente questo fallo laterale, vicino a lui Castroni che riceve il pallone, poi quasi a memoria a mettere in mezzo, Chinzaro capisce tutto, si gira bene, poi Caloisi, uno contro uno di Caloisi, alla meglio numero 5 difensore della Tevere Remo, che in qualche modo riesce a salvarsi. Guancioli, Guancioli contro Donati, Guancioli allarga per Cerasaro, Guancioli libero, Castroni preferisce servire però Cerasaro, non c'è intesa tra il numero 7 e il numero 8. Guancioli fa tutto da solo, Guancioli, poi Donati alza questo pallone, buono il controllo di Caloise, sembrava in campo questo pallone, segnalato però l'out da parte del direttore di gara, che obiettivamente non era in posizione favorevole per poter giudicare se il pallone fosse o meno dentro il terreno di gioco. Intanto errore da parte di Guancioli, non ne approfitta Chinzari. Ma con le mani Gallori, corto per Castroni, lo scatto di Guancioli non viene servito, Cerasaro alza ora il campanile che va a spegnersi direttamente in out sul fondo. Il movimento di Riccini, pallone troppo lungo, chiede scusa Cecchetelli. Ora Castroni prova a servire con il tacco, serie di batti e ribatti, alla fine Chinzari per Caloisi, troppo lungo per Alberto Riccini. Si prende qualche rischio Cerasaro, Guancioli per Castroni, ingaggia l'uno contro uno, finte poi orizzontalmente Guancioli, Cerasaro, Castroni, attenzione lo scatto in profondità di Barbante, poi Caloisi, calcio d'angolo battuto da Caloisi, pallone che rimane lì, Castroni prova a prendere l'iniziativa, reclama anche un fallo non visto però dal direttore di gara. Intanto buono il primo controllo di Cerasaro, che interviene scivolata senza commettere fallo, attenzione a Caloisi, va con il mancino Caloisi, esce anche Gallori che prova a servire Guancioli e arriva il gol. Anche in questo caso parliamo di doppietta, Claudio
Castroni, fa 5, 4 a 3, scusate. Poco più di 7 minuti per cercare disperatamente il gol del pareggio. Tevere Remo che è sotto di un gol. Che adesso probabilmente darà il tutto per tutto. Pallone intercettato da Castelli. Chinzari protegge la sfera. Chinzari, Barbante perde il pallone, uno contro uno di Chinzari, allarga per Barbante, una scivolata a Gallori, Caloisi per Barbante, controllato da Cerasaro, poi Caloisi, pallone sporcato da un difensore della Tevere Remo, sarà rimessa affidata a Riccini, dietro per Chinzari, ora Castroni. Attenzione a Caloisi, buono il controllo e qua reclama uno fallo, azione dubbia. Rosso mostrato a Caloisi che reclama per questo fallo subito. Si prende il rosso. Campo dopo questo time out e soprattutto una buona dose di nervosismo. Mancano poco più di 5-6 minuti al termine di questo match e quindi anche 5-6 minuti per tentare di strappare in pari possesso palla per la Tevere Remo che giocherà in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Andrea Caloisi. Il giro palla sbaglia tutto quanto, Signorelli consegna il pallone agli avversari, ci sarà Donati, ancora Donati, ultimo tocco forse del giocatore della Tevere Remo, non è così, e quindi possesso per la formazione ospite che va con Guancioli. Risposta positiva da parte del portiere, ma ancora un capovolgimento di fronte alla Tevere Remo, ancora in attacco, ci ha provato Signorelli, ora Graziani, Guancioli, largo per Castroni, ancora Guancioli, va il numero 5, pallone sul destro, Signorelli, Castroni, sporcata questa traiettoria, sarà calcio d'angolo. E questa era un'occasione davvero molto ghiotta, sprecata da Signorelli. Intanto in campo di nuovo con il numero 4 De Matteis. Prova a far tutto Donati,
e per un soffio non riesce a raggiungere il suo obiettivo. Si gira bene il numero 8 Castelli. Castroni riceve, pensa al tiro, calcio d'angolo. Parte con il numero 5, ancora un fallo laterale. De Matteis, Castroni, c'è Graziani sulla traiettoria, alla fine il portiere Nepiai Giuseppe ci mette una pezza. Va Donati, quel campanile di Graziani per un soffio. Donati non riesce ad anticipare Signorelli. Pallone direttamente dalle parti di Graziani. Va a mettere ordine Donati, alla fine era meglio il numero 9 che sfiora il palo. Messo giù Claudio Castroni, fallo assegnato alla Tevere Remo e questa sarà una delle ultime possibilità di ottenere di nuovo il pari. Sono tutti quanti in avanti, lo stesso Gallori si allontana dalla porta per dare supporto ai suoi compagni di squadra. Ora ritorna anche nel proprio territorio di appartenenza con un certo Castroni. La rincorsa di Castroni è uno schema, si dispera Signorelli, diagonale che va vicinissimo al palo alla sinistra di Nebbiai Giuseppe che batte nelle mani di nuovo per Castroni, si allunga il pallone Castroni. Fallo laterale, manca davvero poco al fischio conclusivo di questo match. Graziani reclama un altro tocco, il possesso sarà quindi della Spes Poggio Fidoni con Graziani che prova a perdere tempo. In extremis Castelli salva il risultato, poi Signorelli. Tutto per tutto tenta la Tevere Roma anche con il portiere Gallori, fallo laterale. Tutto per tutto sarà lo stesso Gallori. Castroni, Gallori per Castroni, largo sulla destra c'è Signorelli che perde palla, poi dalla distanza Cinzari, si accendono gli animi, manca davvero poco, si gira De Matteis in scivolata. Intervento duro di Riccini. Allora è stato dentro per il mancino di Signorelli, ma non c'è più tempo, finisce così, finisce qui 4-3 per la Spes Poggio Fidoni contro la Tevere Remo. Spes che quindi abbandona l'ottavo posto in classifica e si proietta a 23 punti di questo campionato. Sei una merda!